Hello. Today we're going to talk about camouflage. Oggi parleremo del mimetismo animale, che è l'arte di non farsi vedere e che si manifesta in diversi modi: col sotterfugio, con la deformazione e tutti gli altri comportamenti che servono a camuffarsi. Se si è completamente nascosti sotto terra o dietro un oggetto, si è fuori del campo visivo. Quando invece si è visti ma non si è notati, allora si ha il mimetismo. State guardando la vegetazione della steppa australiana. Vi siete accorti che in mezzo ai cespugli c'è un uccello molto grande? Pur avendolo visto, non l'avete notato, e solo se si muove vi rendete conto dell'inganno visivo. Moltissimi degli uccelli che nidificano a terra si comportano in questa maniera. Questo fenomeno si chiama mimetismo criptico e consiste nella semplice imitazione dell'ambiente in cui gli animali vivono. I motivi delle piume, le ombre e le luci e la colorazione sono una perfetta imitazione del disegno e delle caratteristiche dello sfondo boscoso, di modo che, pur guardando in direzione dell'animale, non lo si nota. Gli animali criptici si muovono raramente e lo fanno solo quando sono certi di non essere osservati da un possibile nemico. Ecco il camaleonte, certamente il più versatile degli uccelli australiani. Non solo ha queste strisce mimetiche, ma ha la capacità di mutare colore per adattarsi allo sfondo. Osservate bene queste strisce colorate, in quanto noi impariamo continuamente dagli animali e li copiamo. Durante la Prima Guerra Mondiale si dipingevano le navi. Ecco una vecchia nave da guerra, con chiazze di colore, dalle forme più bizzarre, che ricoprivano tutte le sovrastrutture e il cui scopo era quello di trarre in inganno il nemico. Non si può certo rendere invisibile una nave da guerra, e non era questa l'intenzione. Si cercava piuttosto di confonderne la sagoma. Talvolta si riusciva a dare la sensazione che la nave fosse più lontana, o se ne ritardava l'individuazione della classe di appartenenza, e ciò poteva avere un effetto determinante nella battaglia. Era importante che il nemico non riuscisse a stabilire che tipo di cannoni c'erano a bordo. Si cercava, cioè, di confondere il nemico per il tempo necessario a mettersi in salvo. Non facciamo quindi che copiare gli animali. L'esercito, assai più della marina, ha messo a frutto questa lezione, e dal momento che opera a terra, vengono imitati gli animali terrestri. Ecco un soldato mimetizzato. Il volto è scurito, in quanto faccia e mani sono i punti del corpo più facilmente individuabili. I contorni sono celati dal fogliame e l'ombra, che spesso ci tradisce, risulta distorta. Paradossalmente, le zebre sono gli animali che hanno ispirato le strisce pedonali, in quanto si ritiene che sia facile vederle. Per le zebre, tuttavia, la cosa è diversa. Dal momento che esse vivono sempre in branchi, in un certo senso si mimetizzano scambievolmente. Il solo autentico nemico della zebra è il leone, ed essa tenta di creare quel tanto di confusione, magari solo per un secondo, che può voler dire la salvezza. Se non si sa dove comincia una zebra e dove finisce l'altra, aumentano le possibilità di sfuggire alla cattura. Quando ci si trova faccia a faccia con una tigre, si ha la sensazione di essere al cospetto del più fantastico degli animali. Sono di una stupefacente bellezza. È come trovarsi inaspettatamente alla presenza di un re. Le tigri compaiono magicamente come un'apparizione e svaniscono nella stessa maniera. Al loro confronto ci si sente piccoli. Le strisce del mantello si mescolano perfettamente alle ombre del bambù, le ombre nerissime della giungla indiana. Naturalmente, tutti i grossi felini hanno interesse a mimetizzarsi per avvicinarsi alla preda. Le strisce della tigre e le macchie del leopardo si confondono con il sottofondo della foresta. Il loro scopo è quello di consentire al felino di avvicinarsi senza essere visto, mentre gli animali, che abbiamo osservato in precedenza, si mimetizzano per non finire nelle fauci di qualche predatore.
Il leopardo si muove furtivamente, è molto scaltro ed è capace di rimanere a lungo immobile e completamente rilassato. Scaltrezza, capacità illusionistiche e una infinita pazienza. Ecco un esempio di scaltrezza. La coda è attraente e affascinante quel tanto che basta ad attirare un occhio incauto. Si guarda la coda e non si nota il leopardo. Una distrazione che deve essere costata la vita a molti animali. Nel nostro programma non ci soffermeremo su questi stratagemmi, ma solo su quelli strettamente mimetici. Torniamo indietro e rivediamo la stessa scena. Ora ricorriamo a un piccolo trucco. Facciamo sparire il colore ed improvviso voi vedete la scena come la vede la preda. Per quanto ne sappiamo, tutti gli animali cacciati dai leopardi vedono in bianco e nero. Notano le tonalità più quei colori, proprio come noi in questo momento. Si capisce benissimo in che modo il leopardo si sottrae completamente alla vista, anche se la coda la si nota di più in bianco e nero che a colori. C'è da sentirsi rassicurati a non dover affrontare il leopardo. Avete visto gli animali che vivono nelle foreste e che possono utilizzare le ombre delle foglie e l'incerto chiarore della boscaglia. Ma come si comportano gli animali del deserto? Vediamone alcuni. Per illustrarvi ciò che intendo dire, ho scelto una comune lucertola, un tipico animale del deserto. Dovete sapere che normalmente gli animali sono scuri sopra e chiari sotto. Provate un po' a pensare a qualcuno che non lo è. Adesso scurisco la parte superiore di questa lucertola come realmente è. Questa si chiama colorazione protettiva e il motivo è molto semplice. La parte superiore dell'animale è esposta alla luce, mentre la parte inferiore è all'ombra. Di conseguenza, la parte inferiore diventa scura a causa dell'ombra, mentre quella superiore è scura per via della colorazione. Ciò ha l'effetto di appiattire tutto. Non si nota che l'animale è a tre dimensioni. Lo si vede piatto. Questo è un giovane capriolo. Anche in piena luce del giorno è quasi invisibile. La parte posteriore e quella anteriore sono più scure e inoltre è ricoperto da un disegno criptico. Può così utilizzare il meglio delle due mimetizzazioni. Ci appare piatto e il mantello imita nel disegno i rametti secchi e spezzati che lo circondano. Colorazione protettiva e illusione ottica al tempo stesso, ma tutto questo è destinato a scomparire quando l'animale crescerà. Attualmente si trova in una fase assai vulnerabile dello sviluppo, per cui ha bisogno di sottrarsi alla vista. La stessa identica cosa vale per il tapiro. Le strisce sono diverse, ma diverso è anche lo sfondo. Le strisce richiamano la foglia di palma secca sul terreno. Al pari del capriolo, il tapiro, crescendo, non avrà più bisogno di sottrarsi alla vista con la colorazione protettiva e assumerà un colore uniforme come questo e sarà grande abbastanza da badare a se stesso senza doversi mimetizzare. Ed ecco un esemplare veramente straordinario, un caprimulgo australiano, il podargo. È dotato di colorazione protettiva ed imita un ramo spezzato. Dobbiamo avvicinarci per esaminarlo in dettaglio. La sua vista, infatti, lascia assolutamente sconcertati. Non preoccupatevi se non riuscite a distinguere la testa dalla coda. È proprio questo lo scopo dell'uccello. Cercate di immaginarlo come un normale caprimulgo con un'ampia bocca circondata da penne ispide che funzionano come un imbuto per catturare in volo gli insetti notturni. Di giorno se ne sta immobile. Ecco le penne ispide, l'occhio e il grosso becco.
L'atteggiamento del corpo e queste striature di colore e tonalità sui fianchi rappresentano una perfetta imitazione del tronco, sul quale rimane per tutto il giorno fin quando, al calar della sera, riprende il volo per catturare altri insetti. La beccaccia vive anch'essa nei boschi, ma è un uccello diurno. Osservate le caratteristiche mimetiche della livrea. Le zone scure simulano le ombre e le zone chiare appaiono più ravvicinate. I piccoli si confondono perfettamente col substrato. Se analizzate il motivo, vi accorgete che imita una foglia morta di quercia. Date uno sguardo a questa zona, in particolare a questa parte molto scura nella regione posteriore. Essa diventa più scura verso l'estremità, poi all'improvviso c'è una linea molto netta e una zona bianca all'altezza delle penne scapolari. Questo fenomeno si chiama rilievo pittorico e ha l'effetto di indurvi a credere che la zona chiara si trovi dinanzi a questa e che questa sia la sua ombra. L'animale ci appare quindi a distanze diverse e non riusciamo a determinarne la forma. E questo è il segreto. La beccaccia è l'uccello inglese che meglio si mimetizza nei boschi. I piccoli sono molto attivi e dal momento che sono assai minuti e più vulnerabili dei genitori, i contorni sfumati li rendono ancora più inestinguibili. Ma cosa succede in assenza di questa naturale copertura della vegetazione arborea nella tundra artica dell'Alaska? Ebbene, il principio non è molto diverso. Ecco una pernice bianca come appare in estate quando l'Artico fiorisce di nuova vita. Sembra proprio che indossi un bel vestito di tweed. Nella tundra le stagioni hanno caratteristiche estremamente diverse. In questa stagione l'abito di tweed è perfetto per la pernice bianca. Anche in questo caso si tratta di mimetismo criptico, ma il disegno è più minuto di quello della beccaccia. Le macchie sono più piccole per suggerire ombre di foglie più piccole. Poi sopraggiunge l'inverno e la neve e la pernice bianca si adatta gradualmente al cambio di stagione. Le penne non cambiano colore, ma cadono e vengono sostituite da altre. L'uccello è ora bianco e nero come i commandos della Marina Britannica che quando operano nell'Artico si vestono di bianco e ricoprono i fucili e gli zaini di nastro nero. La pernice bianca fa la stessa cosa, aumenta la neve ed aumentano le penne bianche. Nel cuore dell'inverno la vegetazione è scarsissima. Solo qualche macchiolina nera qua e là, ma il colore predominante è il bianco, così come è quasi completamente bianca la pernice. La neve ora è molto alta e ricopre quasi tutto il paesaggio. E il nostro uccello è praticamente invisibile. A parte gli occhi e il becco, tutto il resto è bianco. La punta delle ali è scura, ma non è visibile in quanto è nascosta sotto la neve. Diamo ora uno sguardo ad un piccolo gruppo di animali che vivono in luoghi diversi e che si nasconde in differenti modi. Questo è un gambecchio minore che vive nella tundra e nell'America settentrionale. Questo invece è un insetto stecco. L'insetto è quello sopra, gli altri due sono ramoscelli. Le riprese sono state realizzate in Africa. Il serpente foglia del Nepal ha la testa appiattita che assomiglia veramente ad una foglia, mentre il resto del corpo, immobile, sembra il ramo che la sostiene. Un altro esempio di perfetta imitazione. Sul fondo del mare la sogliola si cosparge di sabbia per confondere i propri contorni. Non si capisce dove finisce la sabbia e dove comincia la sogliola. Ed ecco uno stratagemma ancora più scaltro. Un animale, molle e commestibile, assume le sembianze di un altro animale estremamente duro e disgustoso. In una certa misura, tutti gli animali che abbiamo visto finora si servono di metodi diversi per nascondersi, metodi tutti noti a questo maestro, il camaleonte.
Sull'arbusto di una acacia, insieme al camaleonte, c'è anche un serpente. Distorsione ottica, colorazione protettiva, c'è tutto il campionario. Ma c'è in più limitazione del movimento. Guardate come si dondola dolcemente, inducendo talvolta anche il ramo ad ondeggiare, assecondandone il ritmo. Da sotto la zampa sbuca la testa di un serpente, probabilmente ignaro della presenza del camaleonte. Gli occhi sporgenti e indipendenti scrutano ogni movimento e il furtivo avvicinarsi. Ma la cosa più straordinaria dei camaleonti sono i cromatofori, delle cellule cutanee che gli consentono di assumere il colore di qualsiasi tipo di substrato. Il camaleonte è un illusionista veramente eccezionale. Ed ora faremo la conoscenza di una curiosa lucertola dotata di un particolare tipo di mimetizzazione particolarmente interessante, in quanto, pur basandosi su molti dei principi che abbiamo già visto in altri animali, li applica in modo più incisivo. Ricordate l'animale molle che abbiamo osservato in precedenza? Ecco un piccolo schizzo. È una lumaca di mare con le sue branchie ispide e le antenne a questa estremità. La lumaca di mare stava facendo del suo meglio per assomigliare a qualcosa che nessuno desidererebbe mangiare e in questo modo riusciva a sottrarsi alla cattura. In un certo senso la lucertola matuasto non è molto diversa, è tenera e rappresenta un boccone appetitoso per i falchi del deserto. Per questa ragione si nasconde usando la medesima tecnica della beccaccia. Qui getta un'ombra e ciò può rappresentare un problema. In caso di pericolo però, poggia la testa a terra e l'ombra sparisce. Il corpo risulta liscio per effetto della colorazione protettiva, perciò essa lo maschera simulando, con la colorazione della pelle, una serie di protuberanze acuminate che le danno un aspetto meno appetibile. Ecco come fa. La luce viene da questa direzione. La lucertola imita tutte queste piccole ombre. E davanti ad ogni ombra riproduce una finta chiazza di luce. Quindi c'è una serie di finte protuberanze con finte ombre che fanno apparire meno nitida la figura della lucertola. È un po' come l'imitazione della foglia di quercia sul dorso della beccaccia. Un gioco di luci e di ombre. È soprattutto osservando le falene che si capisce con quale abilità un animale può mimetizzarsi, imitando alla perfezione un piccolo oggetto naturale. Questa Cosmotrix potatoria, posata su alcune foglie morte di castagno, assomiglia in tutto e per tutto ad una delle foglie. Viene imitato ogni dettaglio. Le venature, la muffa, i buchi in corrispondenza dei quali la foglia è stata rosicchiata. Il risultato è una copia pressoché perfetta della foglia. Non c'è da meravigliarsi se non si riesce a distinguere più l'animale. Questo comportamento è caratteristico di tutta la famiglia delle falene. Questa è una acronicta, sta imitando un gruppo di foglie morte e ne riproduce persino i margini scuri. Il risultato è perfetto. Ancora più abile è la Biston betularia. Qui la vediamo su un pezzo di granito. Il granito è color sale e pepe ed è cosparso di minuscoli pezzetti di lichene. In mezzo c'è anche la betularia che voi vedete, ma non riuscite a individuare. Adesso la betularia occupa una notevole porzione dello schermo. Ma solo quando il cameraman effettua un primissimo piano, un impercettibile movimento tradisce la presenza della falena. Questa betularia, invece, si è specializzata a mimetizzarsi tra i colori scuri dei muri, degli alberi e delle zone industriali. Ecco una sfinge del ligustro
che ci mostra la colorazione protettiva, il rilievo pittorico e tutti i principi del mimetismo che abbiamo visto finora. Imita indifferentemente un ramoscello o una foglia, come questa sfinge elefante. L'animale è appiattito in modo da non gettare alcuna ombra. Si possono notare gli occhi. Ma sono veramente occhi o è un'imitazione dei fori della foglia? Un bruco di cerura vinula che quasi cammina su un bruco di catocala. Uno imita una foglia, l'altro un ramoscello. Anche in questo caso l'animale, sulla sinistra, la catocala, per evitare di fare ombra, si tiene stretto al ramoscello. L'altro è in piena vista dal momento che anche le foglie lo sono. E quando la cerura vinula ha rosicchiato il bordo della foglia, che costituisce il suo nutrimento, la somiglianza diventa perfetta. Ma in materia di mimetismo imitativo, non v'è dubbio che c'è un gruppo di insetti che probabilmente vi fa ricorso più di qualsiasi altro animale, i fasmoidei. Il loro corpo è ricoperto di appendici come se qualcuno vi avesse infilato delle piccole foglie artificiali. Questo insetto australiano è appeso ad un eucalipto ed è impossibile determinarne la forma. Osservando da vicino l'angolo in alto a destra, si riesce a scorgere la testa. Gli arti anteriori sono sospesi in aria, mentre il resto del corpo è attorcigliato sotto. Ma l'imitazione delle foglie non è affatto monopolio degli insetti. Eccone un esempio, il pesce foglia dell'Amazzonia. Ha una striscia simile alla venatura centrale di una foglia per dissimulare gli occhi, ha pinne minuscole e quasi invisibili. Il naso sporgente assomiglia a un picciolo. Ne vediamo un esemplare grande con uno piccolo davanti. Talvolta la sola cosa che notiamo di questi pesci è che vanno lentamente controcorrente invece di scendere a valle come farebbe una foglia morta. Ed ecco nell'oceano un animale molto più grande, lo squalo marmorizzato. Un'altra perfetta imitazione criptica, in questo caso però considerevolmente grande, circa 2,5 metri. Assomiglia al fondale marino con tutte le alghe che generalmente crescono sul fondo e con folti baffi che dissimulano l'attaccatura della testa. La coda praticamente finisce nel nulla. Il polpo spinoso, un altro di quei gustosi bocconcini che qualsiasi pesce sarebbe ben lieto di ingoiare, è riuscito in qualche modo ad assumere le sembianze del corallo, che è certo tutt'altro che appetitoso. In questo modo il polpo riuscirà a sfuggire. I banchi di scogli sono il luogo ideale per vedere centinaia di mimetizzazioni, di mascheramenti, di piccole appendici che nascondono le cose e ce le fanno apparire diverse da quelle che sono. Sono luoghi affascinanti, ma talvolta pericolosi. Quando vi trovate in prossimità di una scogliera, è consigliabile indossare le scarpette protettive. Ed ecco una delle ragioni migliori per farlo, il pesce pietra. Ha una bocca enorme, ma non è un pesce molto grande, misura meno di 30 centimetri. Questo è tutto quanto riuscite a scorgere, sembra una fessura nella roccia. Quando è immobile, è assolutamente invisibile. Sul dorso dispone di aculei velenosissimi. Quando ci si mette il piede sopra, è come essere morsi da un serpente. Alcuni esemplari possono procurare la morte. Perché quel pesciolino stupendamente dissimulato è così pericoloso? Non lo so. E questo è il guaio con gli animali. Si pensa di aver scoperto la cosa più importante sul loro conto, magari il modo in cui si mimetizzano, mentre nascondono ben altri misteri. Goodbye.